Noi abbiamo bisogno di attaccanti, non perché i nostri non siano buoni, perché poi chiunque va via da Teramo fa gol a doppie cifre in tutti i posti, ma in questo momento forse è il reparto dove noi, se non troviamo un finalizzatore o più finalizzatori, questa squadra non sappiamo neppure se vale o se non vale, perché purtroppo un attacco che poi fa respirare la squadra, fa salire la squadra, crea occasioni, la dobbiamo ancora vedere. Tu hai fatto due nomi che piacciono a tutti, non solo a me, perché mezza Serie C vogliono Costantino, Leonetti forse in questo momento gioca in D e quindi bisogna poi capire se in C riesce a fare quello che oggi sta facendo in D. Penso che noi oggi, se scegliamo qualcosa, dobbiamo scegliere qualcosa di certo, perché di incerto oggi io non posso sicuramente fare l'investimento a gennaio, casomai lo andremo a fare a giugno, a luglio, ma diciamo che gli ingressi fatti a giugno, quando sono due, più che ingressi, sono due amici che già ci davano degli, a livello di sponsorizzazione facevano qualcosa. Noi abbiamo sicuramente bisogno di un paio di imprenditori, o uno importante come diciamo oggi serve a questa società. Poi gli amici resteranno sempre vicino a noi, saranno sempre persone importanti, ma sicuramente per un futuro importante, per un futuro dove anch'io devo tornare a essere impegnato nella mia attività, perché è un'azienda importantissima, sicuramente farebbe comodo molto e si potrebbe rifare un progetto ancora più importante di quello che oggi stiamo facendo, perché non è che non spendiamo, spendiamo tanto ma non otteniamo poco per quello che spendiamo. Sicuramente sabato sarà il Bonosi, perché dobbiamo vincere la partita e tutti quanti dobbiamo fare il tifo per il Teramo e solo per il Teramo, tutto il resto non conta niente.